Allora, intanto mi devo sforzare di rimanere calmo su questo argomento come anche sul prossimo che affronteremo. Sono due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Allora, noi dobbiamo innanzitutto distinguere il fatto dal contorno. Intanto ieri è successo appunto quello di cui Francesca ha parlato nel suo bellissimo articolo. Ci sono stati questi cori contro Balotelli e contro Napoli. La cosa che, devo dire, mi lascia basito, ora non mi interessa il fatto che, voglio dire, la Juventus ha avuto come punizione soltanto un'ammenda, questa è una notizia che diamo perché l'articolo era precedente alla decisione del giudice sportivo. A prescindere da quelle che sono le sanzioni, la cosa che mi lascia basito è che spesso mi sento dire da molti tifosi juventini: ma sai, loro insultano, hanno insultato Pessotto, poi quegli altri insultano sempre Leisel, quegli altri ancora insultano questo, quegli altri ancora insultano quello. Ma voglio dire, ad inciviltà si risponde con inciviltà in un paese normale, cioè. Sarebbe come se uno mi venisse a rubare in casa e io gli sterminassi tutta la famiglia. Cioè, voglio dire, delinquente è quello, delinquente sarei io se facessi così. Quindi, io sono del parere che se per caso il giudice sportivo avesse chiuso lo Juventus Stadium o ci avesse fatti giocare a porte chiuse, io avrei detto, ben ci sta, avrei accettato la sanzione e la sanzione ce la saremmo dovuti tenere e zitti. Senza fiatare. E lo dico io che quando c'è stato lo striscione su Superga, qualcuno di voi forse l'avrà letto, ma ho scritto un articolo di fuoco sul mio blog, perché se certe, lasciatemelo dire, se certe bestialità le fanno i tifosi, c'è da indignarsi. Se le fanno i tifosi della mia squadra, io mi indigno 3, 4, 5 volte tanto.